Siamo a Basto, nella sala Mazzioni, in occasione della mostra fotografica Assieme nessuna famiglia fragile agisce sola, con la presidente Anfas Basso, che ci illustrerà brevemente quindi lo scopo di questa iniziativa e come è stata organizzata. Cosa importante è che ogni scatto realizzato da Costanzo D'Angelo, che è eccezionale, è un amico ormai da lunga data dell'Anfas di Basto. Ogni scatto rappresenta un momento di gioia dei nostri ragazzi. Quest'anno, come dicevo poco fa all'apertura, abbiamo preferito non mettere didascalie, parole, perché le foto parlano da sole, i loro sorrisi, i loro momenti di gioia, giusto scrivere che mese corrisponde, null'altro, perché parlano loro. E la mostra ha lo scopo sia di far vedere tutto quello che l'Anfas è riuscita a fare nell'arco di questo anno, ma nello stesso tempo far vedere anche i lavori che i ragazzi realizzano, quello delle tele, rifacimento di tele famose, quindi troverete Kandinsky, Miró, di tutto. Oppure i saponi profumati, le palline di Natale col decoupage, sono tutti i lavori dei nostri ragazzi e che loro amano pure donare, casomai con una piccola offerta, per poter portare avanti questi laboratori che realizziamo proprio al centro Progetto Vita di Pagliarelli. Come agite quindi per promuovere l'inclusione e per migliorare, ecco, anche la condizione delle persone che vivono una situazione di disabilità? Allora, noi partiamo da un costrutto preciso. Ogni persona, o comunque ogni famiglia che si rivolge ad Anfas, ci chiede cosa fare per il loro bambino o ragazzo. Per prima cosa, grazie al team di professionisti che abbiamo, strutturiamo il progetto di vita secondo quello previsto dalla legge 328 del 2000 e che ora deve essere fatto per forza dalla nuova riforma del terzo settore per attivare qualsiasi tipo di servizio. Noi strutturiamo un progetto, individuiamo quali sono i punti deboli del bambino ragazzo e diamo delle indicazioni per poter ottimizzare le loro competenze, quindi migliorarle. E al centro facciamo anche questo con i grandi. Abbiamo il centro di piccoli e di grandi contemporaneamente. Qual è l'impatto invece che riscontrate sulla società attraverso queste iniziative che svolgete? Allora, l'inizio è stata dura, ci sono stati i cosiddetti tempi bui. Ora devo dire che Anfas ha un certo riconoscimento sul nostro territorio e questo ci fa tanto piacere. Sono 20 anni ormai che lavoriamo qui sul territorio e i nostri ragazzi finalmente vengono considerati. Lo sa, noi abbiamo fatto anche la sfilata a fine agosto e loro sono esplosi di gioia. Io sono la persona che cerco di fare tutto, cioè qualsiasi cosa mi si propone si può fare e loro automaticamente vengono.